Poracci, la vostra conoscenza enciclopedica del mondo dei videogiochi mi stupisce sempre di più. O almeno siete proprio bravi a usare Google Lens. Comunque il più rapido è stato post-apocalittico e mi rende felicissimo sapere che è anche uno dei poracci che mi ha fatto compagnia l'altra sera in live. L'hashtag in codice parla chiaro. Bravo, sono fiero di te. La risposta più sbagliata è di Naruto, lui, l'originale, che scrive: il gioco è la versione di Mario Kart 64 remasterizzata da Ilka. Dai, più sbagliato di così è impossibile. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche senza barba. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima di contenuti ma anche di emozioni. Parleremo del nuovo fantastico trailer di Kirby e la Terra Perduta, del ritorno di Ezio Auditore su Switch e di quello che probabilmente è uno dei più grandi leak del 2022. Poracci, prima però una comunicazione importantissima. Ho scoperto che alcuni loschi figuri vorrebbero aprire altri canali di videogiochi qua su YouTube. Non c'è tempo da perdere, bisogna assolutamente conquistare in modo non violento la piattaforma prima che sia troppo tardi. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi sugli altri social in modo da assicurare così la supremazia dell'armata poraccia. Trovate i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Techland ha finalmente fatto chiarezza sulla durata effettiva di Dying Light 2 dopo le critiche arrivate dalla fanbase, che prima si lamentavano dell'eccessiva lunghezza e poi del contrario. Quindi questo schemino dovrebbe togliervi ogni dubbio. Per completare la quest principale ci vorranno circa 20 ore, mentre ne saranno necessari 80 se si deciderà di portare a termine anche le missioni secondarie. Solo se vi prenderete il tempo di portare al massimo tutte le statistiche, esplorando tutti i finali possibili e ogni singolo centimetro della mappa, non tralasciando ovviamente dialoghi e oggetti collezionabili, allora ecco che arriverete alle tanto sbandierate 500 ore di contenuto. Ma la domanda è: ne varrà veramente la pena? Comunque tutta questa storia ha dato vita al più bel bot e risposta mai visto su Twitter, con l'account di Shadow Warrior 3 che ha dichiarato: ci vorranno 500 ore per completare il gioco 60 volte. Geni! Ottimi risultati per le nuove console di Microsoft, i cui traguardi combinati hanno portato a vendere oltre 1 milione di Xbox nel Regno Unito. Non a caso Phil Spencer ha recentemente dichiarato all'interno di un'intervista pubblicata sul New York Times che in questo momento la quarta generazione di Xbox è la più venduta di sempre, a parità di presenza sul mercato. E ha anche aggiunto che le console non si trovano non perché non si riescono a trovare i componenti elettronici. La produzione in fondo è rimasta invariata rispetto alle passate generazioni. È la domanda dei consumatori ad aver sovrastato completamente l'offerta dei grandi produttori hardware e a aver reso praticamente impossibile trovare una Serie X o una PlayStation 5. E a tal proposito, Sony ha deciso di tenere in vita PS4. Secondo Bloomberg, infatti, l'azienda nipponica ha cambiato i suoi piani nell'immediato futuro. Inizialmente la produzione di PS4 sarebbe dovuta cessare nel 2021, ma Sony avrebbe esteso il ciclo vitale della console a tutto il 2022 a causa delle difficoltà incontrate nel far arrivare la PS5 sugli scaffali. Decisione che si sposa appieno con la volontà di rendere cross-gen tutte le grandi esclusive console del 2022. Quindi lunga vita PS4, ma la next gen quando ingranerà davvero? Ma passiamo alle notizie del giorno. Nintendo ha pubblicato a sorpresa un nuovo trailer di Kirby e la Terra Perduta, il primo a fornire qualche dettaglio aggiuntivo rispetto al reveal iniziale. E oltre a quasi 2 minuti di gameplay abbiamo anche una data di uscita per quello che improvvisamente è diventato uno dei giochi che attendo di più in questo 2022. Il trailer di presentazione del primo Kirby in 3D mi aveva lasciato parecchio freddino. Lo ho ripetuto più volte che, nonostante il concept interessante, quel poco che si era visto si presentava con una veste grafica eccessivamente scarna anche per gli standard Switch, e Kirby e la Terra Perduta sembrava più una demo tecnica in stato embrionale che un gioco vero e proprio. Dopo aver visto il nuovo trailer, sono felicissimo di essermi dovuto ricredere. Banalmente, a parte qualche calo di framerate nelle situazioni più concitate, la desolazione del primo trailer ha lasciato lo spazio a una ricchezza di ambientazioni variegate
colorate e vibranti di colori che non mi sarei mai aspettato di vedere così presto. Il trailer è molto rapido ma denso di informazioni. Ci sono alcuni cameo che i fan di vecchia data apprezzeranno di sicuro, si intravedono nuove abilità e sì, Kirby avrà anche delle pistole e abbiamo anche un assaggio della co-op che includerà anche dei minigiochi e quelle che sembrano delle funzionalità online. La cosa più importante però, lo sapete qual è? È che non si tratterà di un open world. In fondo dai, il primo titolo in 3D sarebbe stato una follia farlo direttamente open world, ma chi si prenderebbe la responsabilità di fare un passo così importante per una serie che ha più di 20 anni alle spalle? Dai, sarebbe una follia! Nel trailer è infatti possibile vedere una sorta di world map interattiva suddivisa in livelli e se uniamo le informazioni presenti sul sito con alcuni dettagli del trailer possiamo intuire che l'obiettivo del gioco sarà quello di trovare e liberare i Waddle Dee sparsi in ogni stage. Quindi se inizialmente pensavo che Kirby la Terra Perduta sarebbe stato il Super Mario Odyssey dei Kirby, in realtà ci troviamo di fronte a un'impostazione molto più simile a Super Mario 3D World, ed è un bene che sia così. L'uscita è prevista per il 25 marzo, fra poco più di 2 mesi, e se il gioco si presenta già così bene, secondo me non c'è nulla da temere. Ma ditemi, poracci, che impressione vi ha fatto questo nuovo trailer di Kirby e la Terra Perduta? Rimanendo sempre in casa Nintendo, anche ieri c'è stato un annuncio molto importante. Ubisoft ha infatti svelato l'arrivo di Assassin's Creed di Ezio Collection anche su console ibrida. Finalmente potremo assaporare le avventure di Ezio su Switch e questa edizione arriverà con dei contenuti speciali, anche se si porterà presso qualche problemino. Col tempo ho perso di vista la saga di Assassin's Creed, ma se mi doveste chiedere qual è il migliore capitolo della saga, risponderei il 2 ad occhi chiusi senza neanche pensarci un attimo. La trilogia che vede protagonista Ezio è ancora oggi una delle esperienze più complete e appaganti della formula open world di stampo ubisoftiano e sono felicissimo dell'arrivo di questa collection anche su Switch. La raccolta è già uscita nel 2016 su altre console, ma per la piattaforma ibrida ci saranno feature esclusive come l'HD Rumble, il touchscreen e un HUD ottimizzato. Anche se avrei un po' da ridire sul prezzo dell'operazione. Ok che si tratta di 3 gioconi, ci sono parecchi extra tra cui tutti i DLC in giocatore singolo e tutto quello che vi pare, ma 50 euro in pre-order è leggermente troppo, soprattutto se si considera il prezzo della collection su altre piattaforme. E poi è veramente un peccato per l'edizione fisica. Su cartuccia sarà presente solo Assassin's Creed 2, mentre Brotherhood e Revelations andranno scaricati tramite codice di download. Siamo alle solite, insomma. Comunque, la Ezio Collection uscirà il 17 febbraio. Voi la prenderete? E chiudiamo parlando di Sony e di uno dei giochi più attesi dell'anno, Horizon Forbidden West. Purtroppo non ci sono buone notizie per la produzione targata Guerrilla Games. Il gioco è stato infatti leakato con più di 1 mese di anticipo rispetto alla data ufficiale di uscita. Nel weekend sono iniziate a circolare sui social delle immagini prese da quella che sembrerebbe una build non definitiva, ma praticamente completa, del gioco nella sua versione PS4. Il fatto che Sony abbia iniziato a far sparire dalla circolazione qualsiasi media relativo a questo presunto leak non fa che confermarne la veridicità. Il gioco a quanto pare non è ancora stato messo in upload sui siti di file sharing, quindi la build non è di dominio pubblico, ma probabilmente sarà solo questione di tempo prima che ci ritroveremo in una situazione simile a quanto accaduto con The Last of Us Parte 2 qualche anno fa. Quindi se siete terrorizzati dagli spoiler e attendete con ansia Forbidden West, state molto attenti perché sarà dura fino al 18 febbraio riuscire a schivare i simpaticoni che proveranno a rovinare l'esperienza di gioco agli altri. Mi raccomando, poracci, state in campana e non abbassate mai lo sguardo. Lo spoiler potrebbe essere dietro l'angolo. E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a questa sera, in live, sul sito Viola o a domani per un nuovo video. Voi in ogni caso dovete fare solo 3 cose, riposatevi, fate i bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Kirby, Michelezio, ciao! Ehi, fermo, se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa!
Dai, sarebbe una follia. Dai, sarebbe una follia. Nessuno sarebbe così. Dai, sarebbe una follia. Non lo farebbe nessuno. Sicuro, 100%. Nessuno. Dai, dai. Sarebbe una follia.